Siamo con Adriano Fantoni, direttore sportivo del Latte Dolce, venuto fin qui a Oristano a seguire la finale della Juniores, insomma sconfitta per 3-2, però bisogna dire che i ragazzi del Latte Dolce anche oggi hanno dimostrato di avere sempre qualcosa in più a livello regionale, no? Ma che dire, insomma, siamo partiti molto bene, 1-2 subito, 2-0 in vantaggio dopo un quarto d'ora, credo 20 minuti nemmeno. E però lì abbiamo finito di giocare, infatti il rammarico è questo, probabilmente subentrata un po' di presunzione che non esiste a questi livelli e il fatto infatti mi dispiace. Dopodiché l'avversario ci ha creduto molto più di noi ci siamo abbassati, abbiamo trovato il 2-1, ci siamo intimoriti, però purtroppo non abbiamo reagito, non siamo riusciti più a rimetterci in moto per far bene, insomma. E alla fine la partita è stata ribaltata dall'avversario e al quale faccio i complimenti, insomma, perché la vittoria è meritata, insomma, ci hanno creduto di più, per cui insomma di essere sportivi e obiettivamente ha meritato la Ferrini. Ecco, bisogna comunque farvi i complimenti anche quest'anno perché siete riusciti dopo due sole stagioni di eccellenza a tornare in Serie D con una bella squadra, con un progetto iniziato con mister Massimiliano Paba, insomma un allenatore giovane, una squadra di valore, questi sono poi gli ingredienti del Latte Dolce, no? Ma che dire, insomma, ormai abbiamo detto quasi tutto, mi ripeto, sì, quest'anno è stata una cavalcata incredibile, ribadisco inaspettata, come ho detto a suoi colleghi, perché sì, siamo partiti per far bene noi all'inizio campionato, sapevamo di aver allestito una buona squadra, ma obiettivamente non pensavamo di fare così bene, insomma. È stata proprio, ripeto, una cavalcata allucinante. Abbiamo esordito male con un'unica sconfitta, la prima della stagione, dopodiché è stato un susseguirsi di risultati positivi tra pareggi e vittorie, insomma, sino ad arrivare alla vittoria del campionato, addirittura con due giornate in anticipo, con dei numeri impensabili, miglior attacco, miglior difesa, coppa disciplina, la quale insomma mi rende ancora più orgoglioso perché è una bella nota di merito che fa sempre piacere per la società. Massimiliano è stato un grande, ha fatto molto bene, ma già dallo scorso anno, sempre in questo campo, siamo arrivati a fare la finale secca playoff regionale, purtroppo è andata come è andata, però è sempre stato un bel campionato perché già abbiamo cambiato diversi elementi dall'anno precedente e quest'anno, sulla scia dello scorso anno, siamo partiti e abbiamo fatto ancora meglio, appunto raggiungendo un obiettivo impensabile e fantastico, insomma, per tutti, per cui gran merito a tutto lo staff, con chiaramente Massimiliano Paba in primis, e alla società dietro che fa enormi sacrifici, insomma. Non sono facili raggiungere questi obiettivi se dietro non c'è una società che programma in un certo modo, e anche grazie al nostro settore giovanile, ripeto, che ci ha aiutato tantissimo, perché quest'anno in prima squadra noi avevamo 8 grandi tra virgolette e sin arrivare ai 22 tutti gli altri erano fuori quota. In diverse situazioni siamo scesi in campo con 5 sia i fuori quota, addirittura abbiamo chiuso partite con 7 e con 8 fuori quota, sempre raggiungendo ottimi risultati. Certo, sicuramente il Latte Dolce si confermerà, insomma, anche l'anno prossimo. Vi auguriamo ovviamente un grande campionato in Serie D e complimenti comunque per quello straordinario lavoro che avete sempre fatto con la prima squadra, ma soprattutto con il settore giovanile. Grazie. La ringrazio.